A Milano col direttore sportivo Luca Leone. Tante, tantissime le trattative, bisogna ancora aspettare per qualche ufficialità. Ben risentito Luca Leone. Allora, c'è cosa bolle in pentola? C'è qualche novità interessante? Per il momento no, però stiamo valutando un po' di situazioni che abbiamo in piedi e poi vedremo come andrà a finire. Sicuramente stiamo cercando dei ragazzi giovani che hanno voglia di venire a Lanciano, questa è la cosa più importante. Allora, capitolo portiere, Pinzoglio arriva, Aridità ha firmato il rinnovo? Qua in realtà non ci sono problemi, non ce ne sono mai stati problemi. Soglio è un giocatore che ci hanno proposto, che stiamo valutando, ma non, in questo momento non rientra nei parametri economici della società, quindi stiamo vagliando anche altre situazioni. Ok, anche Terracciano del Catania e Fiorillo della Sampdoria sembrano essere nelle mire del club rossonero. Un difensore centrale manca, Aquilanti, Amenta e Mammarella sono confermati, Pomante e Di Maio. Sinceramente non sono nomi che stiamo trattando, dico la verità. Noi stiamo cercando un profilo giovane, i nomi sono Splendhofer, sono Guano della Juve, Malomo della Roma. Poi per il centrocampo arriva Otor. Stiamo definendo alcuni dettagli con il Milan per quanto riguarda la valorizzazione, il riscatto e il controriscatto. L'attacco, Bollino del Palermo, Kirilov del Chievo. Kirilov, c'è qualche problema, Bollino è troppo giovane, aspettiamo delle risposte da altri giocatori in questo momento che abbiamo trattato, che non posso dirvi il nome. Senti, Fofana, com'è la situazione? Ma Fofana la situazione è semplice, noi avevamo un accordo e aspettavamo il ragazzo per firmare e non è venuto. Quindi la trattativa è comunque ancora congelata o definitivamente tramontata? A questo bisognerebbe chiedere a loro, a lui o al suo procuratore. Va bene, per le ufficialità quando bisognerà aspettare? Se si fanno le cose con calma e ragionate, Esce tutto meglio. penso di sì. Bene, grazie, grazie, Anche buon perché lavoro, c'è anche grazie. da guardare al bilancio, quindi che è la cosa Beh, più certo. importante in questo momento per la sopravvivenza della società, che è la cosa più importante. Portarlo, però da quello che so io dal direttore e anche da Eusebio che adesso è andato.